Buongiorno, benvenuti e benvenute, questo è il TG6. In apertura torniamo a occuparci del trasporto unico abruzzese, dopo l'annuncio del presidente di TUA Gianfranco Giuliante di voler accorpare la sede di Chieti a quella di Pescara. Ecco la dura replica della proprietà del distretto teatino che smentisce categoricamente la presenza dell'amianto nel tetto della sede. Vediamo il servizio. Amianto fantasma nella sede TUA di Chieti. Il distretto teatino sarà chiuso e accorpato a quello di Pescara. Questo quanto già annunciato dal presidente del trasporto unico abruzzese Gianfranco Giuliante. Tra le motivazioni che hanno portato a questa decisione, in primis vi è la questione sicurezza. Nei tetti della sede di Chieti infatti ci sarebbe l'amianto, che esporrebbe a gravi rischi la salute dei dipendenti. Ma a questo racconto dello stato delle cose Federico Gallucci non ci sta e a nome della proprietà del distretto TUA di Chieti replica duramente al presidente Giuliante. Come proprietà siamo rimasti attoniti dinanzi alle reiterate dichiarazioni che ha reso il presidente Giuliante su una serie di fatti e circostanze dei quali lui evidentemente è totalmente disinformato. Il pericolo dell'amianto in quel distretto non c'è assolutamente, perché sin dal lontano 1996 la proprietà a cure e spese personali, spendendo oltre 100 milioni delle vecchie lire, provvide a inscatolare l'amianto. Faccio presente che per legge, il presidente Giuliante questo dovrebbe ben saperlo, sui siti estesi l'amianto non si rimuove perché è pericoloso lo sgretolamento. L'amianto si inscatola, peraltro una volta inscatolato va monitorato, a cure e spese del proprietario. L'ultimo monitoraggio risale a pochissime settimane fa e l'amianto è pari a zero, quindi non soltanto non c'è, ma in quel distretto possono andarci tranquillamente a spasso i bambini delle scuole elementari. Peraltro, per quanto riguarda anche il discorso della gravosità, la proprietà in questi anni, ben 39 anni, ha sempre collaborato economicamente alle opere di manutenzione non dovute e ci sono decine di lettere scritte dal proprietario con cui questa volontà a collaborare economicamente persiste a tutt'oggi. Francamente non riusciamo ancora a capire qual è il motivo di questo atto cervellotico fatto nei confronti del distretto della TUA di Chieti. Gallucci chiede subito un tavolo per dirimere la questione, sempre che non sia troppo tardi per abrogare il progetto. La proprietà ha scritto sin da qualche settimana fa e ha reiterato una richiesta di incontro con i vertici, sia con il presidente Marsiglio che con il presidente Giuliante, perché vorremmo aprire un tavolo tecnico di confronto sereno e capire quali sono le motivazioni di questo atto così perentorio e ovviamente se ci sono dei margini, anche perché la persistenza di quel distretto è un fiore all'occhiello della nostra città. Presentata oggi in sala consiliare a Palazzo di Città l'iniziativa Pescara non dimentica, promossa per il 76esimo anniversario del primo tragico bombardamento su Pescara, quello del 31 agosto del 1943, il primo di una serie di bombardamenti ad opera delle forze alleate che causarono migliaia di morti. Paolo Renzetti. Pescara ricorda i tragici bombardamenti del 1943, il 31 agosto, Presidente, ci sarà questa cerimonia, ci saranno degli eventi perché è giusto non dimenticare. Assolutamente, infatti il titolo di questa celebrazione che ricorda il 76esimo anniversario dei bombardamenti del 31 agosto del 1943 è proprio improntato all'esigenza di non dimenticare, dobbiamo conservare la memoria di quello che è accaduto, purtroppo anche delle nostre tragedie. E l'estate del 43 rappresentò sicuramente una delle più grandi tragedie della città di Pescara con migliaia di morti. Noi sabato 31 agosto ricorderemo con due momenti quelle tragiche ore. Attorno a mezzogiorno, quindi vicino all'orario in cui avvenne il vero e proprio bombardamento del 31 agosto, Radio Mare, che è il soggetto che comunica ufficialmente lungo la spiaggia, con un messaggio inviterà tutti i cittadini a un minuto di raccoglimento. La sera alle 19, qui davanti a Palazzo di Città, ci sarà la cerimonia vera e propria con la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti e poi un concerto, un ricordo da parte dello storico Marco Patricelli, un concerto in ricordo dei caduti, delle migliaia di caduti, il numero preciso non fu mai individuato perché furono tumulati in fosse comuni e anche dopo la guerra, quando furono rimosse le macerie, furono trovati ulteriori cadaveri. Quindi comunque parliamo di migliaia di vittime di Pescara, insomma una grande tragedia della nostra città che dobbiamo ricordare perché non ce ne siano più di tragedie così. E
ora andiamo a Chieti, dove la tassa di soggiorno ha permesso di incassare al comune teatino una somma maggiore di quella preventivata in bilancio. L'esubero sarà utilizzato per le manifestazioni, in primis per i consueti eventi scalini, che tra l'altro questi saranno gli ultimi organizzati da questa amministrazione. Eventi scalini che inizieranno il 30 di agosto. La tassa di soggiorno a Chieti ha fruttato più del previsto, lo ha detto l'assessore al turismo Antonio Viola durante la presentazione degli eventi scalini. Secondo quanto posto in bilancio, infatti, ci si aspettava che la tassa di soggiorno del capoluogo teatino avrebbe portato 80.000 euro nelle casse del comune, cifra già raggiunta nei primi 7 mesi dell'anno. Di conseguenza, se a questa somma si aggiungono i turisti del mese di agosto e gli studenti che a settembre verranno a svolgere i test d'ingresso universitari a cercare alloggio, si prevede che il comune riuscirà a incassare 20 o 30.000 euro in più. Questo avanzo sarà impiegato nelle manifestazioni, innanzitutto per gli eventi scalini, la consueta manifestazione di Chieti Scalo, per cui oltre i 10.000 euro preventivati ne saranno aggiunti altri 5.000. Oltre questi, il resto del denaro sarà impiegato per le manifestazioni natalizie. Gli eventi scalini, gli ultimi organizzati da questa amministrazione, inizieranno il 30 di agosto e garantiranno un mese fitto di eventi, tra cui concerti, box e una grande notte bianca nella serata del 14 settembre. È un calendario molto ricco di eventi che partiranno nella giornata di domani e andranno avanti fino alla seconda metà di settembre, che culmineranno in occasione della festa del Santissimo Crocifisso, come normalmente succede. Mi preme ringraziare appunto tutti i commercianti che hanno contribuito fortemente alla realizzazione di questi eventi. Spostiamoci a Lanciano, dove dopo il sequestro dei NAS e dell'ASL riapre il mercato coperto di Piazza Garibaldi. Gli ortolani tornano così ai loro banchi. Vediamo il servizio. Voci di ortolani e clienti, colori e odori di frutta e verdura sui banchi. Torna a vivere il mercato coperto di Lanciano, che riapre dopo quasi 40 giorni di chiusura. Erano stati i NAS dei Carabinieri, assieme agli ispettori dell'ASL provinciale, a mettere i sigilli alla struttura il 20 luglio scorso per carenze igienico-sanitarie. Eseguiti i lavori dal gestore, gli ortolani hanno lasciato lo spazio provvisorio del parcheggio di via Perfrisa, messo a disposizione dal comune, e sono tornati al mercato coperto di Piazza Garibaldi. Siamo contenti di essere tornati finalmente, dice Sabbia, coltivatrice della Val di Sangro. Questo è il posto più adatto a noi, anche se in via Perfrisa era più agevole per i clienti venire direttamente con le auto, perché c'erano tanti posti. Anche Gabriella di Castelfrentano è contenta del ritorno al mercato coperto dopo 4 mercoledì e 4 sabati sull'asfalto. Tutto è più pulito e anche la merce sta al fresco ed è protetta. Adesso la clientela deve solo tornare ad abituarsi a venire qui, ma gli utenti della storica struttura, modernata una 20 anni fa, sono già tornati tra i banchi dai fornitori di fiducia. Pesche, cocomeri, pomodori, insalata e tutto ciò che la stagione estiva offre da portare in tavola. Resta aperta la vertenza tra il gestore e l'amministrazione comunale, presentata all'opposizione alla chiusura forzata, attesa tra un paio di settimane la pronuncia del Tribunale del Riesame. Ad Avezzano, viabilità e sito del mercato sono tra gli argomenti di cui più si dibatte in questi giorni. Il commissario prefettizio Mauro Passerotti è chiamato a prendere decisioni strategiche attraverso confronto e condivisione. Siamo giunti al termine dell'estate, tra poco gli alunni torneranno sui banchi di scuola e la vita cittadina riprenderà il suo normale corso. Sono però giorni caldi per il commissario Mauro Passerotti, che sul suo tavolo ha ancora gli argomenti più spinosi da risolvere, come il ritorno del mercato del sabato dalla zona nord al centro o ancora la riapertura al traffico di via Corradini. Questioni ancora incerte che dividono chi è favorevole e chi è contrario. C'è chi attende delle risposte, risposte che pesano sul bilancio delle attività commerciali, perché se da una parte c'è chi pensa che la pedonalizzazione del centro favorisca l'economia, dall'altra c'è chi pensa il contrario per mancanza di parcheggi. Abbiamo avviato l'amministrazione sensibile, la gestione commissariale sensibile, lo ha dimostrato, ha avviato dei tavoli di concertazione, perché una delle questioni che venivano criticate nella città è che su questioni così importanti che riguardano le categorie, la vivibilità della città, eccetera, eccetera, si potesse aprire la concertazione e la condivisione
condivisione con tutte le categorie, con tutte le associazioni di tutela degli operatori, e questo è quello che si sta facendo. Quindi stiamo cercando questa convergenza, la massima condivisione sulle scelte che verranno adottate. Dunque il commissario sta lavorando per cercare di trovare le soluzioni più adatte, tenendo conto dei diversi fattori. Ci vuole il tempo per capire tutti i pro e i contro sulle singole vicende, salvaguardando nelle scelte la sicurezza, il pubblico interesse, e su questo chiediamo la convergenza di tutte le associazioni. E uno degli appuntamenti più attesi prima del Mastro Giurato, anche quest'anno, si è ripetuto in piazza Plebiscito a Lanciano lo spettacolo dei rapaci, con particolare fuori programma in chiusura dell'evento. Esposizione didattica e spettacolo dimostrativo di falchi in volo a Lanciano in piazza Plebiscito nell'ambito degli eventi in programma per la settimana medievale del Mastro Giurato. Come sempre lo spettacolo, a cura della Fenice Falconeria, richiama in piazza tantissimi bambini adulti affascinati da falchi, gufi, poiane e aquile, e che vengono coinvolti nei giochi. Pensiamo che i bambini abbiano bisogno di questo coinvolgimento, perché sempre meno si viene a contatto con animali, sia da cortile come le galline e conigli, che in particolar modo con questi che sono considerati selvatici. Rispondono il 90% delle volte con entusiasmo, alcuni con un certo timore, magari proprio perché c'è poco l'abitudine di rapportarsi con degli animali. Ci teniamo a coinvolgere i bambini perché loro, essendo il futuro, ci teniamo a passare il messaggio di rispetto e di fiducia in quello che è l'animale. Tutti gli animali vivono in libertà, vengono detenuti regolarmente nelle nostre voliere, ognuno ha la sua voliera, idonea, eccetera, eccetera. E ogni giorno vengono liberati, vengono fatti volare liberi una volta al giorno, e vengono soddisfatte tutte le loro esigenze, sono sempre curati, siamo seguiti anche da un veterinario specializzato, quindi insomma sono sempre, cerchiamo di tenerli sempre in ordine tutto quanto. Il flash è dannoso perché è una luce molto potente fatta all'improvviso, e questa luce va a rovinare la retina dei nostri animali, quindi va a rovinare la vista, ed è il senso più sviluppato di questi rapaci. E senza la vista loro farebbero fatica a cacciare, come è successo, ma anche a vederci e ad individuarci in mezzo alla folla. Lo spettacolo ha anche regalato un fuoriprogramma durante uno dei voli. Infatti il falco sirio si è deliziato con uno spuntino, un piccione, risultato poi forse un po' indigesto, e ha deciso bene di digerire con tutta calma, appollaiandosi su uno dei balconi più alti della piazza. Per farlo scendere è stato necessario l'arrivo di due squadre dei vigili del fuoco. Quella di Lanciano ha fallito nei suoi tentativi, così sono accorsi i colleghi di Chieti, che con una scala più lunga sono riusciti ad accompagnare il falco in cima al balcone e a riprendere Sirio. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, quest'oggi particolarmente ampia, in apertura alla Serie B. Seduta di allenamento mattutina per il Pescara, lavoro differenziato e terapie per Bettella, Vitturini e Crecco, che ha subito una lesione al retto femorale, e terapie per Andrea Marafini. Domani è prevista doppia seduta di allenamento per gli uomini di Luciano Zauri, e domenica alle 18 il Pescara ospiterà il Pordenone, con l'obiettivo ovviamente di cancellare il brutto esordio con sconfitta di Salerno, dove, come ammette Del Grosso, ci sono state anche note positive dalle quali ripartire. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Si deve ripartire con la determinazione, la positività giusta e la stiamo preparando bene, come sempre, questa partita importante. Giochiamo in casa e quindi dobbiamo assolutamente rifarci dopo la sconfitta amara di Salerno. E quando prendi tre gol è chiaro che vai a esaminare soprattutto gli errori e le cose sbagliate, gli errori che abbiamo commesso. Sicuramente li abbiamo commessi, sicuramente abbiamo fatto anche le cose positive che abbiamo comunque rivisto. E chiaramente dobbiamo assolutamente riazzerare, mentalmente tornare ad essere quelli competitivi, perché il Pescara deve, chiunque scende in campo deve essere competitivo sotto tutti i punti di vista, perché l'errore, il gol si può sbagliare, ma si deve essere competitivi sotto l'aspetto
agonistico, sotto l'aspetto mentale, e quello lì non dobbiamo sbagliare. Ecco, probabilmente nell'apprendimento di quello che vuole Zauri il Pescara è sembrato in ritardo, sei d'accordo? È proprio così? La partita è stata storta, è negativa, però ci sono delle situazioni positive che sicuramente abbiamo rivisto e sicuramente porteremo avanti insieme al mister. Poi è chiaro che non è che le idee di Zauri sono in ritardo, assolutamente. Noi la cosa che non dobbiamo assolutamente sbagliare è quello che dicevo prima, l'impatto a questo duro campionato. Se tu con la testa ci stai dentro con grandi motivazioni, vedrai che in campo poi riescono anche cose che vuole il mister. Non ci sono squadroni e non ci sono squadrette. La Serie B è unica, è un campionato dove tutti possono dire la loro, sia la neopromossa sia una squadra di grande spessore come può essere l'Empoli o come può essere il Benevento o come può essere il Frosinone. E quindi la situazione l'abbiamo avuta proprio domenica, che il Frosinone ha perso 3-0. Quindi mi aspetto un Pordenone sulle ali dell'entusiasmo, una neopromossa, e quindi verrà a fare la partita. Senti, una battuta su tuo fratello Federico, che ha intrapreso questa carriera da allenatore un po' a sorpresa, ecco, quali sono le tue sensazioni, cosa gli hai detto, magari, se lo hai sentito? No, gli ho detto, gli ho fatto un in bocca al lupo, e ormai siamo grandi, non ci servono consigli o altro. Lui ha intrapreso comunque una strada che voleva, prima o poi lo voleva, quindi gli è capitata adesso. La cosa dura secondo me è stata quella di dover smettere dall'oggi al domani di giocare, però rimane sempre sul campo, quindi sicuramente una cosa positiva. Nel weekend non giocherà invece il Teramo, che ha visto rinviato il proprio impegno contro la Sicula Leonzio per indisponibilità dello stadio Bonolis. Almeno sarà l'occasione buona, si spera, per i tifosi del Teramo per accelerare il processo di integrazione dei nuovi arrivati, come l'attaccante Simone Magnaghi. Ania Cantagalli. Simone, una sconfitta all'esordio a Catanzaro, ma che cosa può imparare il Teramo da questa sconfitta che è arrivata? Ma come ho detto in precedenza, ci sono vari punti, varie situazioni che si sono verificate domenica, nella quale dobbiamo analizzare e dobbiamo cercare di ripartire. Sicuramente la reazione nervosa del secondo tempo è stata positiva, ci ha fatto capire che abbiamo nelle corde certe caratteristiche, quindi secondo me in questo momento c'è bisogno solo di lavorare. L'esordio con i nuovi compagni com'è stato per quel che ti riguarda dal secondo tempo? No, ma mi sono subito ambientato, subito trovato a mio agio, comunque sono i miei compagni, ma prima li ho incontrati molte volte da avversari, qualcuno sì, è stato mio compagno, quindi penso che è una squadra che ha qualità, chiaramente è una squadra che deve conoscersi, perché rispetto all'anno scorso ci sono stati dei cambiamenti, però secondo me essere positivi e lavorare in questo momento è la miglior soluzione. E che cosa ti porti dietro dall'annata passata con il Pordenone, dalla promozione in Serie B, insomma, che ricordi ti porti dietro? Ma sicuramente due anni importanti, perché sì, l'anno scorso abbiamo vinto il campionato, una Supercoppa, l'anno prima siamo andati a San Siro, quindi è stato fatto un percorso importante, un percorso che comunque ti segna, che ti migliora, ti fa crescere. Hai portato bene, tra virgolette, nella passata stagione a Candellone, sogni quest'anno di magari raggiungere tu la doppia cifra, di essere tu l'artefice principale magari dei successi del Teramo? Beh sì, ci penso, però diciamo che in questo momento la priorità è lavorare, conoscersi con i compagni, diciamo di creare il giusto mix di intesa con gli altri compagni per poi cercare di lasciare il segno. In questo momento il rinvio della gara contro la Sicula Leonzi è una cosa positiva o negativa secondo te? Ma penso positiva, nel senso che si possa lavorare sia a livello fisico che a livello tattico, e poi anche comunque un lavoro sulle conoscenze, visto che comunque io e altri compagni siamo arrivati pochi giorni fa e qualcuno è qua dall'inizio. Secondo me il fatto di poter stare sul campo più del dovuto e non avere l'ansia della partita dei tre punti di domenica possa essere un vantaggio. Girone C, ultima domanda, come lo vedi?
Ma sicuramente un girone con piazze importanti, con piazze che hanno delle proprietà che magari c'entrano poco con la terza serie, sempre un girone combattuto, sempre campi difficili, tifoserie storiche, penso che ci sia diciamo in alcune piazze l'aria giusta di calcio. E adesso la Serie D, dopo aver vinto le due gare di Coppa contro Giulianova e Notaresco, è tempo di campionato per l'Avezzano. Domenica allo Stadio dei Marsi il match è di quelli difficili, bisogna dirlo, l'avversario sarà il Campobasso dell'ex direttore sportivo De Angelis, una delle squadre favorite per la vittoria finale. Conto alla rovescia per l'esordio in campionato del nuovo Avezzano Calcio. Domenica prossima i biancoverdi esordiranno nel girone F di Serie D contro la corazzata Campobasso, una delle formazioni più accreditate per lottare nelle zone alte della classifica. Mercato sontuoso per i rossoblù dopo l'acquisizione del club da parte del fondo svizzero Alley. Alla corte di Cudini sono arrivati Menna, Dalmazzi, Cafiero, Bontà, Candellori, ma soprattutto Danilo Alessandro, reduce dall'ultimo campionato vinto con la maglia del Cesena. Al De Marsi si attende dunque una partita ostica per l'11 marsicano, che ha lanciato segnali incoraggianti nei due turni di Coppa Italia contro Real Giulianova e San Nicolò Notaresco. Proprio in Coppa, Meco Monaco sembra aver trovato la giusta quadra affidandosi ad un 4-3-3 tutto corsa e qualità, con Gaeta perno offensivo supportato dall'inventiva di Franchi sull'esterno e con la regia affidata ai piedi di Traditi o De Angelis. In difesa contro i molisani mancherà Kevin Magri per squalifica, mentre sembra pienamente recuperato Capitan Fanti dopo gli acciacchi rimediati nell'ultima uscita contro il Notaresco. Occhi puntati anche in Eccellenza, dove domenica prossima è in programma il ritorno del primo turno di Coppa Italia. Riflettori puntati sul derby tra Angizia Luco e Capistrello, con la truppa di Giordani che ospiterà i Granata di Torti dopo l'1-0 rimediato nella gara di andata. Si giocherà al Comunale di Luco de Marzi, che potrà ospitare soltanto 100 spettatori data la parziale inagibilità che persiste dal finale della scorsa stagione. In casa Capistrello la società è al lavoro per rimpiazzare Fantauzzi e Panecasio approdati nelle scorse ore a Chieti. Il Paterno sarà invece di scena al Comunale di Raiano contro i Nerostellati per cercare di ribaltare l'1-3 subito tra le mura amiche. Una vicenda risolta nel brevissimo tempo di 24 ore, quella dell'avvicendamento alla panchina del Lanciano Calcio. Il presidente Fabio De Vincentis ha commentato l'arrivo del mister Lucarelli. Ascoltiamolo. Presidente De Vincentis, reduce da un weekend caldissimo, Lanciano un nuovo inizio sotto il punto di vista tecnico, Alessandro Lucarelli il nuovo allenatore, nuovo corso per i colori rossoneri, un problema che può diventare opportunità, risolto con una tempestività rara, in pochissime ore arriva un grandissimo allenatore che per l'eccellenza è più che navigato. Sì, diciamo, sono felice del lavoro che ho svolto e sono altrettanto felice di aver portato mister Lucarelli qua a Lanciano. Non lo devo presentare, credo che ha fatto benissimo negli anni passati, quindi ne sono orgoglioso che oggi è il nuovo trainer del Lanciano Calcio. Lui è stato l'ultimo campionato a vincerlo, quello di eccellenza, lui comunque ha fatto un qualcosa di importante pure a Paterno con la finale di Coppa Italia che ha vinto, si è divertito a portare in giro per l'Italia il Paterno per cercare di arrivare alla finalissima, è altrettanto vero che nel 2014-15 ha vinto il campionato pure ad Avezzano in eccellenza, quindi già da anni sa quello che sta facendo e sono più anni che sta in campionati fra l'eccellenza e la D, perché non dobbiamo dimenticare anche due campionati di D, quindi è un motivo di orgoglio avere mister Lucarelli qua a Lanciano, perché ci può aiutare tanto. Ieri già il primo allenamento in campo al Biondi, come ha visto la risposta della squadra e anche della piazza?
Innanzitutto la squadra, ma la squadra non è che ho visto la risposta dell'allenamento in sé per sé, ho visto l'entusiasmo dei ragazzi già ieri nella presentazione all'interno dello spogliatoio, dove si vedevano che erano felici di iniziare un qualcosa di nuovo e importante. È altrettanto vero che oggi come oggi il mister può toccare ben poco, perché il lavoro fatto negli anni si devono toccare i giusti equilibri pian pianino, quindi il mister sta guardando, osservando, mettendo qualcosina alla volta per poter arrivare agli obiettivi che vuole lui, sia a livello di gioco e sia a livello di struttura. E adesso cambiamo sport. Sono stati oltre 600 i partecipanti alla gara podistica Trofeo Città di Crecchio. Ad aggiudicarsi la competizione è stato Alberico Di Cecco dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Vini Fantini. Tra le donne invece successo per Marica Monaldi della Unione Atletica Abruzzo. Vediamo il servizio di Paolo Sinibaldi. La gara è stata molto veloce, 3,5 giri, il percorso è stato allungato e portato fino a 8,1 km per questo trofeo Città di Crecchio. L'ordine d'arrivo maschile ha vinto il padrone di casa Alberico Di Cecco, che fungeva anche da organizzatore, ha vinto con il crono di 27,35 e ha battuto nell'ordine Anthony Scarinci, stessa società Vini Fantini 27,51, poi Alessio Bisogno, passo logico 28,37, quarto posto per Davide Ricciutelli, tocco runner 29,15, quinto Domenico Caporale, runner Schieti 29,19 e poi a seguire Raia, Mancini, Perta, Viti e Tardivo. In campo femminile un volto relativamente nuovo di un'atleta giovane abituata a gareggiare in pista, Marica Monaldi dell'Unione Atletica Abruzzo 33,12 davanti a Sara Di Prinzio, runner Schieti 33,49, terza piazza Francesca Zulli, podisti Frentani 34,16, quarto posto per Barbara Mariano, Pretuzzi runners Teramo 35,34, quinta Nella Patrizia Ruberto. Ascoltiamo i vincitori. Questa forse è la gara a cui la SD Vini Fantini tiene di più, è il memorial di Antonio Sciotti, è uno di noi che non c'è più, però fondamentalmente lo ricordiamo oggi per tutto l'anno, quindi questa sera poi mi sono lasciato un attimo trascinare perché le note della fanfara, l'atmosfera, il decennale, ci tenevo veramente anch'io a lasciare un'impronta in questa gara che sta diventando veramente un evento importante. È stata una bella gara, la temperatura era ideale in quanto non c'era il caldo torrido degli scorsi giorni e sono stata molto bene, ho avuto delle belle sensazioni, mi sono mantenuta in prima posizione sin dall'inizio e nonostante avessi delle avversarie molto valide e sono molto contenta di questa vittoria, è la prima coppa che riesco ad ottenere, quindi sono felice, spero sia la prima tappa di una serie di altre tappe, insomma, così. E questo è quanto per questa edizione, vi ricordo che tutti i nostri servizi li potete già trovare sul nostro canale YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, buon pomeriggio.